Dura presa di posizione del SAP, il sindacato autonomo di polizia, che in merito ai fatti di ieri a Milano ha espresso solidarietà nei confronti degli agenti di polizia impegnati nel capoluogo lombardo, all'interno e all'esterno dell'area dell'Expo. Poliziotti ma anche giornalisti, gente comune, per non parlare di edifici, strade, automobili, insomma una realtà cittadina messa a soqquadro da una banda di sciagurati che meglio non hanno da fare che andare a danneggiare beni pubblici e privati. Fautori di violenze da condannare fermamente, il SAP alza i toni della discussione e presenta chiaramente quali sono i punti importanti da dover sottolineare. Bisogna innanzitutto parlare di regole di ingaggio nuove, mettere delle norme che portino a un arresto obbligatorio, un giudizio immediato di chi commette questi crimini, perché sono dei crimini, e basta parlare di numero identificativo delle forze dell'ordine o reati di tortura quando vediamo queste persone che sono libere di mettere e saccheggiare, a ferro e fuoco e saccheggiare le nostre città senza che poi nulla accada loro. Oggi come oggi abbiamo visto ieri delle immagini dove c'è un'estrema difficoltà da parte degli operatori di polizia addirittura ad effettuare un arresto, perché abbiamo subito attorno decine di persone pronte quasi a liberare o comunque a contrastare l'arresto. Io credo che immagini del genere in giro per il mondo sono difficili da vedere.